Sabino Zappa Potenza per Melina Doti, una donna straordinaria che è a metà di vita tra la Basilicata dove è nata e la Puglia, cioè Foggia, dove ha vissuto. Insomma, una bella emozione anche questa. Esattamente, ci dividiamo tra Foggia e Potenza, ci si muove sull'asse di questa donna che ha improvvisamente dopo i 50 anni scoperto di saper scrivere bene, di dipingere, di avere un estro artistico che è venuto fuori nel tempo, tant'è che Anna Langone, sua figlia, la sua famiglia hanno deciso di dedicarle un premio che vira verso i nuovi giovani, i cinquantenni. Dai 50 anni in su si partecipa al concorso Melina Doti. E perché la vita artistica, la vita culturale non ha tempo, non ha frontiere, per cui va bene dedicare premi e concorsi ai giovani, ma ci sono anche i nuovi giovani, appunto, dai 50 anni in su. Che poi forse è l'età della maturità. Esattamente, per cui Anna ha avuto una bella idea organizzando questo premio e valorizzando appunto i nuovi poeti, i nuovi scrittori, chi insomma si appresta a vivere la seconda parte della vita, il cosiddetto giro di boa.